Salve a tutti, benvenuti a questo nuovo esercizio del coleno di tattica quindi tattica alla mano, mossa qui al nero la posizione è ovviamente è una posizione di finale parecchio avanzata, c'è cioè solo un pedone e torre per parte e il bianco è molto pericoloso perché sta minacciando subito di promuovere il pedone quindi cosa fa il nero qui? Decide di cercare di fermarlo torre G4 Ora il pedone per il momento non può più muovere. In ogni modo il bianco ha vinto. Vediamo un po' se riuscite a trovare qual è la mossa giusta e la sequenza successiva di mosse che fanno vincere il bianco. Quindi mettete pure in pausa il lettore in bocca al lupo. Allora, intanto questa è una posizione ovviamente di guadagno di materiale. Ovviamente, se il bianco riesce a promuovere o guadagnare materiale eliminando al contempo il pedone del nero, poi il matto seguirà abbastanza a breve. Tuttavia, ci sono comunque troppe mosse per dare matto, quindi lasciamo perdere. Dobbiamo solo trovare la combinazione che serve al bianco per vincere, guadagnando un po' di materiale. Ok, cosa dobbiamo sfruttare? Quali sono i principi tattici da sfruttare in questo esercizio? Allora, per prima cosa l'abbiamo praticamente già detto, pedone avanzato, quindi persone, pedone passato lontano dal re. Inoltre va sfruttata un'infilata e questo è un motivo veramente comunissimo nei finali di questo tipo. Ok, quindi passiamo subito a capire di che infilata si tratta. Il bianco deve sfruttare il fatto che il nero da questa posizione, anche con mossa al nero, non potrebbe catturare il pedone, perché seguirebbe subito l'infilata con la torre in A7. Il re si dovrà spostare e viene catturata la torre nera. Quindi poi il bianco vince perché torre e re contro re, perché questo pedone non regge, è facilmente vinta. Il bianco quindi deve sfruttare questa manovra. Il bianco però deve anche tenere un attimo d'occhio il, il pedone nero perché se lasciato a briglia sciolta può veramente andare avanti. Quindi supponiamo che il bianco voglia subito far fuori il pedone ed è una mossa sbagliata perché qui si dà l'opportunità al nero di rientrare in gioco. Ed è più semplice del previsto perché basta concedere un minimo spazio al nero e questo giocherà ad esempio Re B6 o anche eventualmente Re B7, e quindi toglie al bianco l'opportunità di poter dare l'infilata. È abbastanza facile a questo punto. Ora il nero effettivamente sta minacciando di catturare il pedone, il bianco tra l'altro non ha un modo sensato per difenderlo. Non c'è cioè verso, quindi semplicemente la partita finisce pari. Ok, quindi è necessario trovare una mossa più forzante e fo l'unica mossa forzante in questa posizione è minacciare la promozione. L'unico modo di minacciare sensatamente la promozione è quello di portare la torre in a 8. Ok, quindi si mantiene sempre la minaccia dell'infilata se ne lo prendesse il pedone. Quindi non lo prenderà. A meno di voler perdere in più, ora si controlla la casa di promozione. Quindi, il bianco alla mossa successiva potrebbe promuovere. E poi, anche se la torre prende la donna, poi il bianco prende la torre, rimane in vantaggio materiale e vince. Ok, quindi cosa può fare il nero qui? Ormai è troppo tardi per fare entrare in gioco il re. Abbiamo detto perché il bianco promuove e finisce subito. Supponiamo che il re spinga il pedone, diciamo che prima di promuovere il bianco si assicura che il pedone non passi. E ora c'è qualche scacco, ma il bianco prende il pedone. Dopodiché qui è solo una questione di far avvicinare il re alla torre. Quando la torre non potrà dare più scacchi, poi il bianco vince. E ovviamente rimane sempre il problema che. Non appena il nero volesse prendere il pedone, c'è torre e scacco e poi il bianco fa fuori la torre. Più interessante forse è il caso in cui invece di giocare questa B2, qui il nero dà subito scacco. E qui il bianco deve stare ancora un po' attento perché non si può allontanare troppo dal pedone. Diciamo, l'unico modo sicuro per vincere qui è giocare Re C1. Vediamo di capire perché. Supponiamo invece si giochi, ad esempio, Re C3. Il problema di questa mossa è che dopo B2 anche il nero minaccia di, di fare una donna. Quindi, anche se il bianco fa donna, poi subito dietro c'è il nero. Quindi, non va bene. Addirittura qui il nero va a vincere perché. Ora, come, come la ferma questa promozione il bianco, l'unico modo, quindi, per fermare la promozione, questo tipo di promozione, è giocare re C1, anche se qui, ovviamente, c'è il pericolo che il bianco prende scacco. Però il bianco può infilare il re, ad esempio, in B1, blocca la promozione. Rinnova la propria minaccia di promozione. Siamo esattamente nella situazione precedente. Sicché sì qui eventualmente il nero può cominciare a dare un po' di scacchi però prima o poi questi scacchi finiranno, ad esempio questa è una possibile variante, a questo punto la torre non può più dare scacchi, quindi il bianco riuscirà a promuovere, oppure il nero sacrifica la torre sul pedone, in ogni caso il bianco come minimo finisce con re, torre, contro re, un finale facilmente vinto. Ok, spero vi sia piaciuto, ci vediamo quindi al prossimo video, bocca al lupo con la tattica a tutti, ciao ciao!